Buongiorno, benvenuti a tutti, bentrovati in questo nuovo appuntamento con The Days Incontra, che è uno dei nuovi appuntamenti che The Days ha organizzato, diciamo, indipendentemente diciamo, a rafforzare quello che è il percorso che poi porta all'evento di novembre, con una serie appunto di appuntamenti, di talk, di eventi che si sviluppano durante tutto l'anno intorno ai quattro pillar dell'evento, che sono appunto il digital, innovation, innovazione, sostenibilità e informazione. Durante questi appuntamenti di Days Incontra siamo soliti appunto intervistare, incontrare alcuni dei protagonisti della scena digitale italiana, alcuni dei più autorevoli professionisti, protagonisti appunto del digital, dei social, delle tecnologie, dell'innovazione a 360 gradi, che poi è appunto il tema cardine, il fulcro dei Digital Innovation Days. Oggi abbiamo l'onore, il piacere di fare due chiacchiere con Mariano Di Benedetto, Agency Lead di Facebook Italia, a cui do il mio benvenuto. Ciao Annalisa, Grazie. grazie dell'introduzione, è davvero un piacere essere qui e poter raccontare un po' di questa esperienza che io sto vivendo in Facebook e dei progetti che stiamo seguendo. Grazie mille a lei, a te, ci siamo detti insomma in separata sede che ci saremmo dati del tu, e per me è un grande piacere. E ti ringrazio per la disponibilità, ringrazio tutto lo staff dell'ufficio stampa di Facebook, Maurizia in particolare, ma tutti gli altri per l'estrema disponibilità che ci avete dimostrato in questi giorni di preparazione di questa intervista. E iniziamo? Molto volentieri. Allora, mi è venuta subito in mente una massima, una citazione, che era quella: quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, scendono in campo. E perché dico questa cosa? Stiamo vivendo un periodo di grandissima difficoltà mondiale a causa dell'emergenza pandemica da Covid, che ha avuto, oltre, diciamo, a delle ripercussioni da un punto di vista sanitario, anche una serie di riverberi in ambito economico, finanziario, con una serie di problemi per le aziende, per l'imprenditoria, e quindi poi a cascata anche su tante persone che hanno perso il lavoro, che comunque stanno avendo difficoltà. E quindi in questo scenario così difficile, Facebook ha deciso di tendere la mano un po', no? Ai protagonisti, ai professionisti del digitale, ma anche a tutte quelle persone che eventualmente hanno necessità anche di reinventarsi professionalmente, di farlo in uno dei settori che è stato probabilmente il meno colpito anche, no, da questa emergenza Covid, cioè il settore del digitale. E lo ha fatto, insomma, con questo progetto a cui oggi dedichiamo questo appuntamento, che è appunto RISE. Come nasce RISE, quando nasce, dove e con quali finalità? Ok, ti racconto un attimino partendo dalla tua introduzione. Io non so dire se i duri entrano in campo e iniziano a giocare, ma di una cosa sono certo, che in tutto questo gioca un ruolo fondamentale la cultura,
e valori che stanno dietro a un'azienda, a una company come Facebook, che sono secondo me alla base di un progetto come quello di Rise. Ne cito due dei cinque che abbiamo. Il primo è Be Open e il secondo è Build Social Value. Secondo me questi due valori sono quelli su cui appoggia il progetto Rise. Rise è un progetto che è stato lanciato da Facebook diversi mesi fa in Brasile e abbiamo deciso di lanciarlo in Italia proprio per offrire un'opportunità di formazione gratuita sull'utilizzo delle piattaforme social sicuramente, con corsi di aggiornamento, ma anche di crescita professionale. Per cui stiamo cercando di curare sia gli aspetti più hard, cioè per cui consentire alle persone che dopo quello che tu hai perfettamente descritto, oggi si trovano ad affrontare un periodo di incertezza, qualcuno ha avuto problemi da un punto di vista lavorativo, per cui andare a colmare quel gap sulle hard skills, soprattutto in ambito digitale, associandolo anche alla cura di quelle che sono le skills soft, così definite, stanno un po', alla base di quello che è Rise. Per lanciare Rise in Italia abbiamo deciso di farlo con una partnership strategica. La partnership strategica è con l'associazione che rappresenta il mondo della comunicazione, che è una. E abbiamo deciso di affrontare questo progetto, questa iniziativa, questa sfida con loro perché rappresentano circa 200 aziende su tutto il territorio nazionale. Per cui lo scopo di Rise è quello veramente di raggiungere non solo i grandi centri, ma anche i piccoli e non solo le grandi realtà che operano sul mercato, ma anche quelle di dimensioni diverse. Bene, quindi possiamo dire, lo abbiamo anticipato prima, insomma, che Rise è un progetto rivolto a tutti. Che tipo di risposta avete avuto? Che categorie, insomma, di utenti hanno risposto al vostro invito? Ok, allora i corsi di aggiornamento sia di crescita personale che di crescita professionale toccano un po' diverse funzioni lavorative. Si va dai professionisti del mondo della comunicazione e del marketing ai giovani che sono alla ricerca di prima occupazione. Tanto è un dato abbastanza noto che nel nostro paese ci sono delle difficoltà a entrare nel mondo del lavoro, per cui questo è un altro segmento di persone che potrebbero trovare in Rise quell'opportunità che già di per sé è difficile quando si è giovani e si cerca un posto di lavoro, lo è ancora di più oggi. Rise si rivolge, come ho detto all'inizio, alle persone che a causa di questa crisi si sono trovate a dover fronteggiare una situazione che li ha portati a perdere il posto di lavoro. In numeri, giusto per darti un po' di flavor di quello che è successo, a una settimana dal lancio avevamo già 1.000 registrati, per cui un numero significativo di persone. Ad oggi siamo all'incirca a 2.000 registrati sul gruppo di Facebook dove si possono incontrare, dove si possono scambiare informazioni. Per cui un numero già significativo in questo momento. Però l'obiettivo è sicuramente andare a toccare il maggior numero di persone possibile ed è per questo che vi ringraziamo per l'interesse verso questo progetto, perché penso che sia un po' responsabilità di tutti far sì che il progetto raggiunga dei numeri più ampi. È un po' controintuitivo perché probabilmente in fondo ognuno di noi in fondo a se stesso pensa sarebbe meglio non averne bisogno, però la realtà dei fatti ci dice un'altra cosa, per cui dovremmo prenderci tutti un pezzettino di questa responsabilità e far sì che Rise possa andare a raggiungere tutte le persone che oggi hanno la necessità di trovare un posto di lavoro. Grazie. Entrando più nello specifico di questo percorso formativo,
RISE si sviluppa su tre asset fondamentali che sono imparare, avete denominato, insomma, imparare, crescere e ricominciare. Ci può dire qualcosa in più? Sì, molto volentieri. Allora, le risorse disponibili nel, lo chiamo programma RISE, toccano quelle tre aree che hai citato. Quando parliamo di imparare, imparare significa, sono i corsi di perfezionamento per acquisire diverse competenze tecniche digitali attraverso sessioni live o con trainer. Un container Blueprint. Blueprint è un programma di formazione continuativa che esiste da tempo all'interno di Facebook e che consente alle persone di acquisire quelle conoscenze che rientrano nell'area del media planning, del media buying o della componente creativa. Poi il programma di training, sempre in questa nell'area dell'imparare, va a toccare anche aspetti di marketing science, per cui l'utilizzo di dati, delle analisi, per capire come l'advertising impatta sui risultati di business delle aziende che poi decidono di investire. L'area del crescere, la seconda, è l'area che tocca un po' più gli aspetti personali. All'inizio ho parlato di soft skill e di hard skill. Crescere è l'area che tocca, secondo il mio punto di vista, la parte più soft, personale. Per cui in RISE l'area crescere offre la possibilità di dedicarsi a se stessi, di capire quali potrebbero essere le prospettive di carriera, e lo fa attraverso delle sessioni che vengono tenute da esperti di Facebook, come ad esempio un progetto che noi seguiamo, lo facciamo anche noi, noi che lavoriamo a Facebook, seguiamo questo tipo di corsi, ce n'è uno che si chiama Vision Writing. Vision Writing, secondo me, è importante perché permette di scrivere il futuro usando però il passato. Perché scrivere il futuro pensando a qualcosa che è già accaduto fa sì che il nostro livello di focus, di attenzione e di forza con cui lo affrontiamo, aumenta le probabilità, le possibilità che questo si avveri concretamente. Poi c'è tutta la parte di ricominciare, che è la parte più ispirazionale, dove offriamo la possibilità di entrare in contatto con chi è riuscito a reinventarsi, per cui quelle persone che hanno delle storie di successo che possono essere sia di ispirazione, ma non solo di ispirazione teorica, ma anche veramente, veramente concreta, perché in questa situazione dobbiamo mettere un po' in gioco, è come se le tre aree fossero tre anime, dobbiamo giocarle tutte e tre se vogliamo far sì che si possa realmente creare del social value. E sta un po' a noi stessi anche far leva su tutti quelli che sono gli aspetti che fanno sì che una persona rappresenti un vero capitale. Bene, hai accennato alle certificazioni Blueprint. Un aspetto secondo me importante anche del percorso del programma RISE è proprio anche la messa a disposizione da parte di Facebook di 500 certificazioni Blueprint a favore, insomma, degli iscritti. Quanto è importante, se è importante, certificare in questa fase anche le proprie competenze in ambito digitale? Annalisa, cioè, sarò veramente basico in questa risposta, ma perché credo che la certificazione, le 500 certificazioni Blueprint offerte gratuitamente possono essere veramente un elemento importante, un elemento che secondo me è veramente concreto e spendibile nell'ambito del lavoro. Quante volte ci è capitato di sentire parlare di mismatching? Mismatching è un concetto che dice qual è il gap tra la domanda e l'offerta in ambito lavorativo. Per cui se io ottengo una certificazione che dimostra che ho effettivamente acquisito quelle competenze, che sono certificate
comunque da una realtà che ha un ruolo nel mondo digitale cruciale, importante, io penso che quello sia un elemento che può fare la differenza. Per cui invito tutti quelli che ci ascoltano, veramente ad aderire quanto prima, cercare di sfruttare queste 500 certificazioni e ottenere quanto prima quel riconoscimento. Mi ricollego un attimo ad un altro aspetto che hai citato in precedenza, e cioè alla creazione di un gruppo Facebook nel quale tutti gli utenti di Rise si possono incontrare, scambiare le proprie idee, organizzarsi anche. E, mi sembra abbastanza sintomatica come scelta da parte di Facebook, la scelta di questo gruppo e anche un po', diciamo, i gruppi sono in generale un po', no? Quegli spazi che differenziano un po' Facebook anche dalle altre piattaforme social. È indicativo del fatto, insomma, che Facebook punta molto sui gruppi, sul valore della community, e mi immagino, glielo chiedo per conferma, che sia poi il trend del futuro per la piattaforma. Allora sì, i gruppi hanno un ruolo fondamentale, poi cercherò anche di condividere qualche numero a sostegno di tutto questo. Il gruppo Facebook Rise Italia è il core di tutto il progetto. È quell'ambiente dove persone che hanno un'esigenza comune si possono trovare, confrontare e creare il proprio network, così come possono condividere esperienze. E se pensi a come ho descritto le tre aree di Rise, avere un posto, un ambiente in cui tutte le persone vivono quel tipo di esperienza e possono condividere le interpretazioni singole, è un qualcosa che aiuta tutti gli altri che partecipano a trovare delle nuove strade, delle nuove vie. Il gruppo Rise aiuta anche a rimanere aggiornati, a seguire i corsi quando ci sono, per cui è anche una funzione veramente, veramente pratica. I gruppi all'interno di Facebook, come correttamente hai citato, giocano un ruolo fondamentale, perché giusto per darti un po' la sensazione di quello che stiamo assistendo, adesso vado a memoria, però più o meno più di 27 milioni di persone in Italia fanno parte di un gruppo Facebook. Questi sono i numeri che adesso non mi ricordo perfettamente la data, però dicono, cioè, numericamente qual è il peso specifico di quella modalità. Io lo collego sempre a quando io ero ragazzo, vivevo nelle piazze, però non giravo, non vagavo in una piazza, no? Ci si trovava e si creavano dei gruppi, quella che una volta si chiamava la compagnia. Per cui io lo interpreto così, cioè sapevo perfettamente dove erano i miei amici, ci trovavamo e avevamo in comune delle passioni. E questo ci ha aiutato a crescere. Per cui partendo da questa mia interpretazione, questo è un po' un ruolo dei gruppi. Se lo guardiamo su una scala più ampia, per cui se guardiamo il fenomeno dei gruppi a livello mondiale, i numeri aggiornati a fine 2020, settembre 2020, vado a memoria, più di 1.800.000 persone utilizzano i gruppi ogni mese. Per cui stiamo parlando proprio di un fenomeno che ha una dimensione gigantesca, ma perché appartiene un po' al nostro essere, secondo me. Esattamente quello che mi aspettavo di sentire. Senta, Annalisa, scusami, ci ho messo anche un po' di carica emotiva, ma perché ci credo veramente. no, ma si vede, si vede. Senti, a proposito di numeri, ti faccio una domanda un po'. Si dice, si legge. Sono un po' di anni in realtà che si leggono queste cose, cioè che Facebook sta morendo, si legge, no? Facebook è morto, Facebook sta morendo.
In realtà anche gli ultimi dati, gli ultimi numeri, quelli relativi al 2020, danno Facebook ancora al primo posto per numero di utenti e anche per tempo di permanenza degli utenti sulla piattaforma. Cosa prevede il futuro di Facebook per rispondere anche a queste illazioni? Ok, la domanda non mi coglie impreparato perché di solito la ricevo in tutti i momenti come questo. Allora, inizio rispondendo con dei numeri, perché secondo me sono la migliore risposta di fronte a queste affermazioni. Allora, gli utenti attivi ogni mese erano a fine 2020 2.800.000, con una crescita rispetto all'anno precedente del 12%. In Italia ce ne sono attivi ogni mese più di 33 milioni. Poi, siccome questi numeri arrivano da noi, io di solito cerco anche altre fonti. E recentemente ho letto un articolo, mi sembra sul Sole 24 Ore, comunque la fonte del dato era Audi Web Nielsen, che dicono che nel 2020, l'articolo diceva che nel 2020, cioè l'anno della pandemia, Facebook è stato il social più utilizzato. Per cui oltre ai numeri c'è la quantità di tempo che le persone passano sulla piattaforma. E sempre da quell'articolo estraggo un numero che secondo me è un numero importante, 12 ore al mese per persona. Per cui questo secondo me è un po' la risposta numerica alla domanda. Poi c'è anche una risposta un po' più personale. E che rispondo con la mia esperienza, per cui non lo chiedo. Io passo il tempo sulla piattaforma perché in un momento in cui, come questo, adesso mi riferisco a questo momento, in un momento in cui non ho la possibilità di frequentare le persone come vorrei, la piattaforma mi aiuta a sentirmi vicino. Adesso ho preso come riferimento quello che è successo, che ci ha portato un po' a tutti a vivere una condizione di forzata distanza dagli altri. Però vivendo abbastanza in giro per l'Italia o per il mondo, faccio fatica a pensare che una piattaforma come Facebook possa conoscere una fase di declino come quella che tutte le volte mi trovo a dover argomentare, perché ogni volta che mi muovo è la mia porta al contatto con le persone che ho più care. Per cui, secondo me, ci sono degli aspetti che a volte andrebbero cercati quando sento quella domanda anche un po' dentro il nostro comportamento. Perché penso che veramente la possibilità di fare videoconferenze con i miei genitori, che non vedevo, adesso li ho visti 2 settimane fa, ma non li vedevo da ottobre. Per cui avere la possibilità di strumenti che mi consentono di rimanere in contatto, di vedere, di parlare, di condividere un'esperienza, che sia una foto, un video, un vocale delle mie bimbe, è qualcosa che secondo me sta un po' alla base dell'utilizzo della piattaforma, per cui è quella la parte che io ritengo, e parlo a titolo personale, come la parte più viva di queste piattaforme. Bene. Allora, siamo arrivati quasi alla conclusione di questa intervista. Se posso, ti vorrei fare una domanda un po' più generale, diciamo che esula un po' da Rise, da Facebook, un po' sul nostro futuro come comunità. Alla fine di questa chiacchierata tra di noi due sono i concetti, diciamo che secondo me sono emersi, che sono importanti, secondo me. Da una parte la necessità di promuovere la cultura della buona comunicazione,
e dall'altra anche l'investimento sulle persone, anche in un'ottica un po' intesa in un'ottica un po' pedagogica, no, del termine. Io sono sempre stata nel mio lavoro e ho sempre pensato che i social network abbiano molto a che vedere con la sociologia più che con la tecnologia, ma è una mia deformazione, ovviamente. E quindi stavo dicendo proprio l'investimento sulle persone come vero motore per la ripartenza, no? Dopo questo periodo di difficoltà. Che cosa pensi rispetto a questi due concetti, la buona comunicazione da un lato, la necessità della cultura della buona educazione e della buona comunicazione e l'investimento sulle persone, e se possono essere secondo te i punti da cui ripartire per guardare al futuro con un po' più di ottimismo? Allora, la mia risposta è sì, ma io sono, come si dice da manuale, un inguaribile ottimista. Anche nei momenti più critici cerco sempre l'angolo buono, di quello che mi accade. Per cui la voglio vedere così. Io penso che oggi, possiamo guardare al futuro. Nonostante questi 14 mesi in questa condizione, con occhi diversi. Dico occhi diversi perché poi per cercare gli aspetti positivi o negativi che siano, dipende da quali occhi ci mettiamo, vogliamo utilizzare, cioè quali occhiali. Oggi ho messo quelli blu e quelli blu sono quelli del super ottimismo. Per cui io penso che entrambi i due temi che hai toccato sono centrali. Per lo sviluppo e per la ripresa futura. Io credo fermamente che l'investimento sulle persone sia realmente un investimento e come tale produce valore. Questo è l'approccio che secondo me andrebbe tenuto sempre. Noi come Facebook, oltre a Rise, perché poi bisogna anche in qualche modo rendere fertile il terreno, per cui Rise è sicuramente un progetto che cura e cerca di creare un terreno su cui le persone possono prosperare partendo da se stesse. Ma noi siamo fortemente impegnati a sostenere tutto, come lo chiamano i tecnici, l'ecosistema economico, l'ecosistema culturale. Per cui sosteniamo le piccole imprese, sosteniamo le start-up con progetti ad hoc, uno legato al mondo delle piccole imprese, delle start-up, si chiama Piccole Grandi Imprese, che aiuta a sostenere le PMI. L'abbiamo fatto con dei partner di tutto rispetto, Shopify, Talent Garden, piuttosto che Confcommercio, il Touring Club Italiano. Questo perché? Perché se riusciamo a garantire che anche realtà medio-piccole, start-up possano prosperare, tutto l'indotto diventa più ricco, usando un termine che a me non piace, ma non me ne veniva un altro. Per cui questo è quello che facciamo. La cultura di pari passo, perché va strettamente a braccetto. Io non riesco a pensare a un paese che prospera economicamente, ma che culturalmente arretrato, sfido chiunque a farmi un caso in questo. Per cui anche nel mondo della cultura stiamo aiutando anche qui con un progetto che abbiamo lanciato un po' di poco tempo fa, l'Associazione Italiana dello Spettacolo, perché è un modo per riportare alle persone, avvicinare le persone alla cultura. Per cui come vedi, cerchiamo di toccare tutti quegli ambiti che stanno alla base di un sistema economico sano, è un sistema economico in cui tutti possono prosperare. Perché sono convinto di una cosa, che è ovvio che se guardiamo questo momento vediamo incertezza, vediamo scarsità. Però se tutti noi ci prendiamo un pezzetto di responsabilità, diamo un contributo, io sono convinto che si possa prosperare anche nella scarsità. Per cui questo è quello in cui credo fermamente e per cui
vedo sempre la luce in fondo a qualunque tunnel, non mi spaventa entrare in una galleria buia, tanto so che alla fine poi il sole c'è. E siccome oggi siamo sicuramente non all'ingresso, ma quasi alla fine, io dico che dobbiamo pensare, dobbiamo vedere quella luce. Che dire, grazie mille per questo ottimismo che fa bene a tutti noi. Grazie davvero. Grazie per la sua disponibilità estrema. Grazie a Facebook, a tutto il gruppo di lavoro. Ci vediamo sul gruppo di Rice. Molto volentieri, vi aspettiamo tutti. Grazie Ma ancora. Annalisa, sul gruppo di Sì. Rise ci diamo tutti del tu, mi raccomando. Sì, volentieri, grazie. Ci vediamo lì allora. Ciao, a presto, grazie. Ciao. Ciao.